Bene, cari amici, oggi abbiamo deciso di lasciare l'Australia. Via mare. Sì. No, non è vero. Siamo partiti col traghetto e siamo diretti a Kangaroo Island. Ed eccoci a Kangaroo Island. Alle mie spalle vedete come si presentò l'isola quando arrivarono qui i primi esploratori. Tra l'altro ci finirono per caso, perché ci arrivò Flinders nel 1802 perché stava mappando tutta la costa dell'Australia su ordine della regina. Pensò che questa fosse una penisola, fin tanto che non si accorse di essere su un'isola, e così continuò a mapparla. Una parte invece sud-ovest venne mappata dall'esploratore francese Baudin, e di qui la derivazione dei nomi francesi. Beh, Kangaroo Island ancora oggi rimane, così come la vedete alle mie spalle, per la maggior parte, più della metà del suo habitat è preservato. L'altra metà sono campi coltivati, allevamento, coltivazione anche di vitigni. Che infatti l'agricoltura fornisce il 50% degli introiti dell'isola. E la maggior parte, poi un terzo di queste aree che sono rimaste così wildlife, sono parchi naturali. Veramente particolari anche le specie di animali, perché la maggior parte sono autoctoni. Tra questi ci sono il canguro, il wallaby, l'echidna, l'aquila dalla coda bianca australiana, nonché varani e altre specie autoctone. Alcune invece sono state importate per prevenire l'estinzione. Qui ci sono anche infatti simpatici koala, che però distruggono gli eucalipti, e quindi si è cercato anche di contenere le nascite dei koala negli ultimi anni. Ed eccoci davanti allo spettacolo di Pennington Bay. L'aria che arriva dall'oceano è freschina, perché arriva direttamente dall'Antartide, laggiù c'è l'Antartide. E quest'isola, che è la terza isola per estensione dell'Australia, pensate che ha solo 4.000 abitanti, di cui la maggior parte abita nel capoluogo Kings Cot. E pensate che ci sono talmente pochi abitanti che non ci sono rotonde, non ci sono semafori su tutta l'isola. C'è solo una strada principale asfaltata che fa tutto un giro intorno, e poi ci sono le strade sterrate interne, e il vero traffico portato qui su quest'isola sono i vari pullman, pullmini, jeep che portano in giro i visitatori dell'isola. Incredibile, bellissimo. Siamo all'interno del Kelly Hill Conservation Park, a diretto contatto con i canguri. Questo cartello sta a significare che, attenzione, potrebbero zompare dei canguri. Ce ne sono altri con gli altri animali australiani. Come mai questo si chiama canguro, kangaroo? Quando l'uomo bianco sbarcò in Australia, vide per la prima volta questi animali che non conosceva. Allora vide una tribù aborigena e chiese: ma che animale è? Come si chiama questo animale? E gli aborigeni risposero: kangaroo, kangaroo. Allora loro dissero: bene, questo è il kangaroo, il canguro. Invece gli aborigeni stavano dicendo: non ti capisco, non ti capisco. E quindi lui si chiama non ti capisco. Siamo nel centro visitatore
visitatori del Flinders Chase National Park. Ed eccoci alla punta estrema dell'isola, dove incontriamo Remarkable Rocks, queste rocce granitiche che con il vento e il mare hanno raggiunto queste forme particolari. Sorprendono queste forme modellate così, questi incavi, queste grotte, e poi tutta la roccia granitica è tutta ondulata, sembra tanta sabbia mossa dal vento, molto molto caratteristico. Uno scroscio di pioggia e poi si apre l'azzurro e si possono ammirare ancora meglio queste formazioni davvero sorprendenti. E anche i colori di tutta la flora qui circostante. Siamo giunti nel punto più estremo sud-occidentale di Kangaroo Island ad Mirasarj, dove si possono avvistare le ondarie. Siamo a Shoal Bay Conservation Park, dove si possono avvistare e anche avvicinare, ovviamente con precauzione, i leoni marini. I leoni marini fanno parte della famiglia delle otarie e si differenziano dalle foche, perché le foche di per sé hanno solamente la pinna finale, mentre le otarie, in particolar modo i leoni marini, hanno sviluppato l'ossatura sia anteriore che posteriore, quindi hanno quattro zampe o gambe, e si chiamano leoni marini perché gli adulti maschi sviluppano una criniera più lunga, poi a seconda dell'età arriva fino a metà schiena quando hanno 20-25 anni. La femmina va a partorire il cucciolo sotto dei cespugli protetta. Il maschio invece, che è più grande di corporatura, lo si distingue, lo si vede, e soprattutto in ogni branco c'è un maschio alfa dominante, perché in ogni branco c'è per le ondarie, c'è anche per i canguri, per ogni animale. E pensate che il maschio pesa addirittura 3 volte più della femmina. La femmina, che è snella, piccolina, pesa addirittura un centinaio di chili. Il maschio, così diciamo, un 300 chili, Quindi se vi viene addosso non è così semplice. E siccome loro sono molto appetibili per gli squali, qui ci sono tante otarie e ovviamente al largo ci sono anche tanti squali bianchi. Attenzione! Che quest'isola è incredibile, veramente offre dei panorami bellissimi, perché si vedono anche queste coltivazioni, le pecore al pascolo,
E poi si passa alla vegetazione, agli eucalipti, per poi passare agli animali. Qui c'è proprio una vasta gamma di animali che abbiamo visto in questa giornata, che è davvero spettacolare. Quindi è veramente un condensato del wildlife australiano. Anche i cigni neri si trovano qui, pensate. Ma quello che abbiamo notato stamattina, già salendo sul traghetto, sono alcuni divieti. Innanzitutto dei divieti stringenti sugli animali domestici, i cani e i gatti in particolar modo. E poi su quest'isola non si può portare il miele. Perché? Su quest'isola sono stati importati, tra virgolette, alcuni animali. Uno per preservarli dall'estinzione, alcuni altri invece a scopo riproduttivo e commerciale, come ad esempio nel caso delle api. È stata infatti portata qui ed allevata l'ape ligure, pensate, che si nutre dell'eucalipto, del gum tree e di altri alberi tipici della zona per produrre il suo miele. Beh, Kangaroo Island è davvero spettacolare, eh? C'è un cielo stellato bellissimo, sì, sotto il quale noi vi salutiamo così poeticamente con questa flebile luce che ci illumina. E niente, ci vediamo nel prossimo video con nuove avventure qui in Australia. Scriveteci, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e alla prossima. Ciao da Kangaroo Island. Ciao. Ciao.